Bentornati a Una finestra sul mondo. In questa terza puntata parleremo di internet e social network, due argomenti che insomma riguardano un po' tutti noi. Ormai ogni giorno navighiamo in internet per cercare qualsiasi cosa, basta un click e sappiamo tutto. E sui social, tutti noi abbiamo almeno un social network, perché ci interessano curiosare, un po' andare a vedere cosa fanno gli altri, postare, eccetera. E poi dobbiamo dire anche questo, che la pandemia ha profondamente modificato il nostro rapporto con la tecnologia. Tutti ci siamo dovuti attrezzare per fare delle videochiamate, delle videoconferenze, perché era l'unico mezzo per stare insieme agli altri, dato che tutto era chiuso e c'erano tantissime restrizioni, non potevamo uscire. A questo proposito, noi siamo andati a prendere degli dati da un'indagine realizzata da We Are Social in collaborazione con Hootsuite. Pensate che in Italia 50 milioni di persone accedono quotidianamente a internet, quindi praticamente il 90% delle persone in Italia ha internet, naviga in internet ogni giorno. Su internet gli utenti fruiscono contenuti come video, la maggior parte, tanta musica e in Italia, pensate, ha un grandissimo successo il gaming. Al giorno d'oggi internet viene sempre più utilizzato per lavoro, infatti durante il lockdown moltissimi lavoratori sono stati costretti a rimanere a casa e lavorare in smart working, era l'unico modo per poter continuare, a lavorare. E poi anche ovviamente per fini didattici, la scuola, meno male che esisteva internet, che si è riusciti ad andare avanti con la didattica a distanza. Ovviamente non è la stessa cosa rispetto alla didattica in presenza e lo sappiamo benissimo, però è stato comunque un modo per continuare, altrimenti anche lì tutto si sarebbe fermato. E poi un grandissimo successo lo hanno avuto le videochiamate, piattaforme come Skype, Zoom, abbiamo imparato tutti a conoscerle e pensate che hanno usufruito delle videochiamate almeno 43 milioni di italiani, un numero enorme. Magari tanti non erano soliti fare delle videochiamate, durante il lockdown invece sì, tutti hanno iniziato a fare delle videochiamate per mantenersi in contatto con la propria famiglia, con i propri amici. E poi adesso passiamo ai social. Sui social, pensate, sono iscritti più di 41 milioni di italiani. È un numero pazzesco. E poi il tempo trascorso sui social, pensate, una media di 2 ore al giorno, che se ci pensiamo è un tempo molto grande. 2 ore della nostra giornata la passiamo di fronte ai social, a guardare cosa fanno gli altri sui social. Le piattaforme social più utilizzate sono Facebook, è stato il primo grande social che è arrivato in Italia, Instagram, soprattutto dai giovanissimi, e WhatsApp. Abbiamo anche una grande crescita di TikTok. E poi cambiamo argomento, rimaniamo però sempre in tema di internet, perché hanno avuto un grande successo, sempre in periodo di pandemia, gli acquisti online. Pensate che nel 2020 si è speso il 24% in più rispetto al 2019, perché ovviamente tutti i negozi erano chiusi e quindi l'unico mezzo per poter fare degli acquisti era l'online. Le merci più acquistate sono state cibi, mobili, elettrodomestici e videogame. Bene, adesso però, come d'abitudine oramai, do la linea al nostro inviato che è tornato al mercato di Rivarolo Canavese ed è riuscito a intervistare un bel gruppetto di persone che noi ovviamente ringraziamo per la preziosa collaborazione. Vediamo insieme. Normalmente naviga in internet e perché? Internet per fare delle ricerche. Cercare, non lo so, se ho qualche curiosità guardo su internet e me la tolgo. Internet per l'informazione principalmente, per ricercare notizie o approfondimenti che mi interessano. E per lavoro e per ricerche, per mia giornata, per informazione. Perché mi piace e mi diverto, navigo su internet per vedere anche le novità che ci sono. Per cercare informazioni per scuola essendo un insegnante, per
informarmi su prezzo migliore, poi magari andare ad acquistare in negozio se è possibile, perché forse sarebbe meglio far girare l'economia in maniera reale e non virtuale, e per sentirmi con amici anche lontani, ad esempio un cugino in Arizona che sento tramite Messenger. Le è capitato di usare internet per lavoro? No. No. Per lavoro sì anche. Sì, sì, tantissimo. Io pubblico spesso tutte le cucine, le varie cucine che facciamo, i vari progetti che facciamo proprio su Facebook, proprio per fare pubblicità. Eh sì, tantissimo. Essendo un insegnante, registro elettronico, video lezioni e tutto il resto, sì, ed è utilissimo, ma nello stesso tempo non può sostituire per niente quello che è la realtà del confronto, soprattutto per quanto riguarda i ragazzini che devono imparare anche proprio tutto quello che è la socialità, e i social non sono socialità, è tutta un'altra cosa. Le è capitato di fare acquisti su internet e perché? Sì, perché non li trovo nei semplici supermercati qua. Non molto, no, non mi fido molto, non sono molto pratica. Qualcosa online ho ordinato, soprattutto durante il periodo del lockdown. Con i negozi chiusi, sì, comunque elettronica più che altro. Raramente, perché non adoro molto acquistare online, preferisco più recarmi nel negozio e insomma avere il contatto umano. Però a volte ammetto che insomma può essere utile comprare tramite internet. Sì, su Amazon, perché trovo convenienza su Amazon e noi compriamo spesso tecnologia, qualsiasi cosa su Amazon. Tranne roba da dire, però la tecnologia in generale sì. Sì, mi è capitato di fare degli acquisti online perché era periodo di lockdown, non potevo andare nei negozi, ma ultimamente ad esempio ho dovuto comprare una corda da arrampicata e sono andata da un mio amico, anche se sapevo che costava 5 euro in più. Quanto sono state importanti le videochiamate nel periodo della pandemia? Abbastanza, moltissimo. Con i miei amici, con il mio ragazzo. Le videochiamate sì, importanti, anche perché ho parte della famiglia che è lontana e quindi per vedere anche la famiglia riunita, ecco sì. Molto, perché hanno permesso di mantenere un contatto con l'esterno e con le persone a noi care. Molto, molto, meno male che c'era Skype, perché facevamo persino le serate tramite Skype a distanza, guardavamo i film anche sono state molto importanti, perché almeno non sentivi la mancanza della persona che vuoi bene, ecco, insomma. Videochiamate poco, perché in realtà mi dà anche abbastanza fastidio dovermi far vedere da qualcuno mentre sto parlando, la chiamata va benissimo. Videoconferenza è fondamentale, per almeno poterci vedere in faccia, già che non possiamo essere in presenza, è fondamentale. Hai scritto quale social e perché? Instagram, per rimanere in contatto con i miei amici. Instagram, non so, mi piace vedere quello che fanno i miei amici e non so, mi dà un po' di ispirazione e per stare appunto in contatto con loro. Facebook solamente, per tenere diciamo in contatto amicizie, soprattutto per quel motivo lì, ecco. Facebook e Instagram per tenermi in contatto con alcuni amici. Per intanto come passatempo anche, queste sono le ragioni principali. Allora, sono iscritta a Facebook, ma da tanto tempo, tanti anni, perché così mi piace. Instagram, Facebook, mi sono iscritta a Facebook perché volevo controllare cosa pubblicassero gli altri su di me, dal 2005. Mi sono iscritta a Instagram perché ero curiosa di vedere cosa facessero i miei allievi su questo nuovo social che non conoscevo. Quanto tempo di solito trascorre sui social? Un mezz'oretta. Un'oretta al giorno. Un'ora, due al giorno. Poco, saranno 1-2 ore al giorno. Un paio di orette, non tantissimo, perché lavorando. Impegnativa come domanda, me l'hanno fatta anche i miei allievi e ho scoperto di passare quasi lo stesso tempo che passano loro. Bene, grazie al nostro inviato, adesso torniamo in studio. E allora, abbiamo capito che si naviga in internet sostanzialmente per fare delle ricerche e per informarsi. La maggior parte degli intervistati usa internet per lavoro, quindi insomma abbiamo già spiegato prima il grande successo dello smart working, e per quanto riguarda gli acquisti online non tutti sono dello stesso parere.
perché alcuni non si fidano, magari preferiscono fare degli acquisti in negozio, altri magari sì, hanno acquistato online, magari nel periodo del lockdown, ma adesso preferiscono tornare ad acquistare in presenza, ecco, diciamo così. Le videochiamate, beh, sono state importantissime per mantenersi in contatto con i propri amici, con la propria famiglia, e i social più utilizzati, come abbiamo già detto prima, rimangono Facebook e Instagram. E poi anche i nostri intervistati trascorrono sui social circa un'ora o due al giorno. Bene. Anche la terza puntata di Una finestra sul mondo termina qui. Io vi saluto, vi ringrazio per averci seguito e ci vediamo giovedì prossimo. Ciao!